Ciao ragazzi, bentornati. Oggi parliamo di alimentazione. Intanto devo ringraziare, questo video è fatto in collaborazione con un'azienda che si chiama Pico, di Salvatore Boccia, che ringrazio, e che grazie a lui, ecco, abbiamo questo mangime composto da scagliola, T3 e semi germogliati. È l'alimento, diciamo, che io utilizzo prevalentemente quasi tutto l'anno. Naturalmente con queste immagini vi farò vedere appunto come è fatta ogni singola sacca, per farvi un attimino capire il tipo di alimento che io utilizzo, non da oggi, ma lo utilizzo ormai da tempo. Allora, abbiamo solo scagliola T3, composta da scagliola, Niger, canapa e lino, e i semi germogliati, che diciamo il 90% sono composti da Niger, che in questo periodo della riproduzione è fondamentale, o meglio è già da dicembre, è fondamentale cominciare a somministrare i semi germogliati. Io li somministro, li preparo a casa tenendoli 24 ore in ammollo con acqua e ammuchina, poi li sciacquo bene e ce li ho altre 24-36 ore a germogliare. Quando il Niger, i semi solitamente cominciano a germogliare, si vede quella linguetta bianca che sta per nascere. Quello è il momento ideale per somministrare i piccoli. Io naturalmente gli aggiungo un po' di pastone secco e morbido e lo somministro, che è l'alimento ideale per i piccoli soprattutto. Quindi loro, grazie ai semi germogliati, diciamo che l'estro in loro aumenta. E poi io somministro sia i semi germogliati e quel misto che avete già visto in altri video, dove c'è couscous, uovo sodo e pastore naturalmente. Allora, io tutto l'anno utilizzo la scagliola. La scagliola secondo me è l'alimento base dei canarini, e spesso e volentieri quando chiedi al veterinario c'è il canarino che ha un rossore, il 90% delle volte dici intanto mettilo subito a solo scagliola. Perché? Perché loro prevalentemente amano mangiare sempre i semini neri, quindi scagliola, sempre Niger, quei semini neri, semi di girasole o quant'altro. Quindi l'alimento base deve essere la scagliola, ma soprattutto la cosa che cerco di consigliare è l'alimentazione. Dobbiamo deciderla noi per il loro benessere naturalmente. Se quotidianamente li mettiamo una miscela, loro sicuramente mangeranno sempre i semi neri prevalentemente. Se poi li somministriamo il giorno dopo, continueranno a mangiare sempre i semi neri e la scagliola la lasciano. Quindi io cosa faccio? Utilizzo le mangiatoie antispreco per la scagliola, in modo tale che loro ce l'hanno sempre a disposizione tutto l'anno. Tra le altre cose, io ne ho tante, quindi è chiaro che con la mangiatoia antispreco ho il termometro, no? Quindi ho prevalentemente tutto sotto controllo, che l'alimentazione ci sia sempre a disposizione. Quindi male che vada, loro la scagliola ce l'hanno. Allora, la seconda sacca di cui vi voglio parlare, parliamo della miscela. Altro alimento importante che io somministro anche in questo caso tutto l'anno. Lo somministro tutto l'anno mettendo nella mangiatoia, la classica mangiatoia che vedete nelle immagini. Anche lì loro hanno sempre a disposizione scagliola, Niger, canapa e lino. Molte volte ci sono delle miscele con la perilla, però ecco, facciamo attenzione, perché la perilla, data in quantitativi un po' più larghi, soprattutto per gli ipocromici parlo, tende a colorare, tende a fare le spalline arancioni. Quindi laddove è possibile evitare quella con la perilla, io preferisco. Naturalmente questa miscela la vado ad arricchire quando arriva il periodo della
il periodo della muta, o ad esempio l'inverno amo inserire nella miscela un 10% di semi di girasole, un 10% di avena e un 10%, in quel caso un po' di radicchioli lo metto, magari per le basse temperature, per quant'altro, o per nel caso della muta hanno bisogno un po' più di semi oliosi, quindi aumento, anche perché a quanto pare insomma aiuta anche il piumaggio a diventare un po' più lustro, quindi per noi, per le preparazioni delle mostre, è fondamentale. Ultimo elemento fondamentale, ma non ultimo, anzi è abbastanza prioritario, sono i semi germogliati. I semi germogliati, come ho già raccontato in passato, io li preparo a casa, li metto in ammollo 24 ore, li faccio dopo le 24 ore un po' di ammuchina all'interno dell'acqua, quindi in ammollo in acqua e ammuchina. Li metto in ammollo, poi li faccio asciugare in un chinoise e li faccio stare 24 o anche 36 ore finché non appaiono le prime linguette bianche. Quello è il momento ideale che si somministrano i canarini. Per un periodo avevo abbandonato un attimino il discorso dei semi germogliati, perché ragazzi fate molta attenzione sui semi germogliati, perché basta veramente poco, una temperatura un po' più alta, che inacidiscono e si ottengono seri problemi, quindi fate molta attenzione. Se somministrate i semi germogliati, che sono eccezionali, somministrateli per 4, 5, 6 ore già è una restrizione, quindi dopo 3-4 ore andate, toglieteli, non fateli stare, sostare in gabbia per tante ore, soprattutto se l'ambiente è abbastanza caldo, quindi organizzateli in questo senso, però è un alimento fondamentale. Io glielo somministro, parto da dicembre, e quindi parto da dicembre perché i semi germogliati aiutano l'estro del canarino, in qualche modo li stimolano, e quindi ti accorgi proprio che con l'aumentare delle ore solari e questo tipo di alimentazione i canarini proprio cambiano espressione nell'arco di un paio di mesi. Siamo a febbraio, sono quasi tutti pronti ormai per la riproduzione, quindi grazie anche ai semi germogliati. E io naturalmente, partendo da dicembre, a febbraio, poi marzo, quando nascono i primi piccoli, somministro due volte al giorno, possibilmente la mattina presto alle 5 io li somministro i semi germogliati con pastone molto fresco, a seguire intorno all'1 somministro il couscous, uova soda e pastone, che secondo me sono degli alimenti eccezionali. I piccoli crescono in maniera, ti accorgi che spesso a 6 giorni non riesci a infilare l'anello, quindi è proprio così eccezionale. Ragazzi, per oggi è tutto. Naturalmente ringrazio Salvatore Boccia che ha collaborato per questo video, ringrazio per l'azienda che è, per quello che ho visto, insomma sono stato ospite in settimana da lui ed è qualcosa di straordinario, quindi garantisco. Ringrazio tutti voi che mi state seguendo, naturalmente laddove pensate che i miei video abbiano un'utilità per noi appassionati, iscrivetevi al mio canale e intanto vi ringrazio e ci vediamo sicuramente molto presto. Un abbraccio a tutti, ciao.